formulazione, la prima al primo impegno del governo, in modo che si interrompa dopo le parole forze armate e conseguentemente si sopprimano le parole da ciò anche per scongiurare fino ai lavoratori pubblici. La seconda riformulazione che proponiamo è quella di interrompere dopo le parole cosiddetti discontinui e conseguentemente sopprimere le parole da consentendo la stabilizzazione fino a in altri enti. Arrivo adesso alle risoluzioni. Parere favorevole alla risoluzione a prima firma Fiano, parere favorevole alla risoluzione a prima firma Mucci con una proposta di riformulazione del primo impegno del governo in modo che si interrompa dopo le parole cosiddetti discontinui, parere favorevole alla risoluzione a prima firma Pili. Grazie. Scusi, onorevole Ministra, mi dovrebbe fare la cortesia sulla mozione Maestri, mi dovrebbe ridire la formulazione sul primo impegno. Allora, il primo impegno dovrebbe interrompersi dopo le parole Corte Costituzionale numero 178 del 2015 e di conseguenza sopprimere le parole da che sancisce fino a collettivi nazionali. Oh, queste seconde parole però a noi non risultano nel testo, Ministra. Vabbè, facciamo una verifica, intanto riaggiorniamo la cosa. Intanto saluto gli alunni e i docenti della scuola media di Corropoli, Adamo Zuccarini, che sono in tribuna in provincia di Teramo. Grazie di essere venuti a seguire i nostri lavori. Va bene, io adesso partirei con le dichiarazioni di voto e poi chiariamo meglio questa riformulazione. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Faenzi, ne ha facoltà. Grazie Presidente.